Pace, grazia e buongiorno a tutti. Riccardo Venturino, un ateo autodichiarato, che io preferisco definire agnostico, ha fatto una serie di domande, o meglio affermazioni, contro l'esistenza di Dio. In questi 7 video cercherò di dare a Riccardo, cui ho chiesto il permesso di farlo, e spero ad altri non credenti, delle risposte logiche, valide e scritturali che forse potranno farli pensare o almeno considerare la possibilità di un Dio che li ama così tanto da dare la sua vita per loro. Ok, Riccardo ha fatto 7 osservazioni, questa è la quarta. Perché il tuo Dio usa un libro per provare la sua esistenza quando ha il potere di convincerci tutti in un istante? Caro Riccardo, per rispondere a questa tua domanda, devo spiegarti, cercare di spiegarti velocemente cos'è la fede. Contrariamente a ciò che si crede negli ambienti evangelico-cristiani, la fede non è l'opposto della paura, né tantomeno l'opposto del dubbio. Proprio come il coraggio non è l'assenza della paura, ma la sua conquista, la fede non è l'assenza del dubbio, ma la sua sottomissione. Se io dovessi trovarmi su una barca in mezzo al mare, circondato da squali affamati, e mi buttassi in acqua per fare una nuotata, quello non sarebbe coraggio, sarebbe incoscienza. Ma se mai mio figlio dovesse essere caduto in acqua e io mi gettassi al suo soccorso, conquistando la paura tremenda che mi urla in tutte le mie membra di non farlo, quello sì che sarebbe coraggio. E la stessa cosa è la fede. Se io non avessi alcun dubbio su una certa cosa, non potrei avere fede, avrei conoscenza. La fede è proprio la sottomissione del dubbio ad una decisione di agire che si basa unicamente sulla credibilità della situazione. Ti faccio un esempio. Un tuo amico ti telefona e ti dice che ha un regalo per te e vorrebbe incontrarti al bar in centro alle 6 di pomeriggio. Tu ti rendi conto che a quell'ora il traffico è micidiale, che ti sarà difficile trovare un parcheggio e che per arrivare in centro ti ci vorrà almeno un'ora di coda sulla tangenziale. Hai i tuoi dubbi sul valore del regalo, perché non sai cosa sia. E ti chiedi se tutti i problemi da affrontare ne valgono veramente la pena. Ma conosci il tuo amico e sai che non ti chiederebbe mai di fare una cosa del genere a meno che il gioco non valesse la candela. Quindi cosa fai? Senza la minima prova del controvalore di quel regalo, o perfino del fatto che il tuo amico sarà davvero al bar ad aspettarti, ti metti in macchina e affronti le tante difficoltà sulla sola base della fiducia che hai nel tuo amico. Ecco perché Dio usa la sua parola per provare la sua esistenza, a parte il fatto che usa i tramonti, gli alberi, le maree, gli animali, i sorrisi, le stelle, gli insetti, i raggi del sole, la gentilezza, i semi, la germina, le stagioni, il corpo umano, l'amore e miliardi di altre cose che una qualsiasi persona con un milligrammo di cervello in mezzo alle orecchie e che decidesse di non essere fuorviata dalla pseudoscienza, dal bisogno di allinearsi con la società moderna o dall'apatia mentale, cosa che deve accettare, non per fede, ma per semplici motivi di raziocinio. Dio usa la sua parola con noi perché se dovesse scrivere con le nuvole "Sono Gesù, credete in me", nessuno potrebbe più usare la sua fede, perché avrebbe la prova di questo Dio che può scrivere nel cielo. E si può essere salvati soltanto esercitando quella fede, fiducia in un Dio che non si può contattare con i nostri 5 sensi. Sì, perché la fiducia, amore mio, come proprio l'amore, per essere fiducia non può essere forzata, manipolata o costretta con minacce di punizione o promesse di premio. Deve essere libera di decidere. Mi fido, ci credo o no. Tutta la prova che hai, caro Riccardo, a parte la realtà storica, esistono meno di 100 manoscritti che provano la veridicità delle guerre galliche dell'imperatore Giulio Cesare contro migliaia, migliaia e migliaia che provano quella della croce di Cristo. Quindi la realtà storica, la realtà scritturale della Bibbia e dei testi sacri, quella trapassata di padre in figlio dai tempi degli apostoli ai giorni nostri, è quella razionale che confuterebbe il sacrificio volontario da martire di centinaia e centinaia di testimoni oculari del primo secolo.
se effettivamente non avessero creduto con tutto il loro essere alla morte e risurrezione di Gesù Cristo. Ma alla fin fine, amico mio, sei tu a trovarti solo davanti ad una croce insanguinata ed una tomba vuota, senza Bibbie, senza riscontri, senza documenti o prove in generale. Solo tu e la domanda: se per caso fosse vero, non varrebbe la pena di chiedere? Io l'ho fatta, miscredente, menefreghista, marcio di peccato e suicida, quasi 38 anni fa, io quella domanda l'ho fatta ed è stata: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti, aiutami. E caro Riccardo, sono 38 anni che lo conosco e che lo amo. Folle, dici, non credo, non con tutta questa vita dentro di me, dietro di me, davanti a me. La mia domanda ha definitivamente avuto risposta. Sai una cosa? Perché non lo fai anche tu? Un abbraccio.